Ciao a tutti ragazzi, negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. Tutti noi abbiamo utilizzato probabilmente tool tipo ChatGPT, Bard, Midjourney per generare testi, immagini o per semplice curiosità, chiedendo a questi strumenti le cose più assurde. Non ci soffermeremo quindi particolarmente su cosa sono e come funzionano in questo video. Possiamo dire semplicemente che sono dei tool istruiti a comprendere ciò che gli chiediamo e rispondere sulla base di informazioni che hanno acquisito. Oggi vorrei fare come però un piccolo esperimento, ossia vorrei chiedere a ChatGPT, probabilmente quello più noto fra le chat legate all'IA, di realizzare un programma in VB.NET, quindi completamente funzionante a partire da zero. Proviamo a vedere cosa viene fuori. Ok ragazzi, eccoci arrivati allo sviluppo del codice, o meglio, la parte del video nella quale ChatGPT realizzerà il nostro codice. Ho pensato di fargli sviluppare un applicativo piuttosto semplice, quindi una routine che sincronizzerà il contenuto di una cartella in un'altra. Quindi adesso gli spiegheremo cosa ci serve e lui genererà il codice. Una premessa fondamentale: anche se farà lui il lavoro di creazione del codice, quindi di scrittura del codice, dovremmo comunque avere un minimo di competenza nell'utilizzo di Visual Studio, diciamo il tool di sviluppo e il linguaggio di programmazione. Perché anche se ci fornirà comunque il codice, dovremmo sapere da questo codice dove posizionarlo. È chiaro che potremmo chiedere a ChatGPT di volta in volta di spiegarci meglio come utilizzare il codice che ha scritto, il che però comporterà ovviamente dei tempi di sviluppo biblici. Quindi andiamo a chiedergli di sviluppare il nostro codice. Mi serve una routine che sincronizzi il contenuto di C. Folder 1 in C, folder 2 alla pressione di un bottone. Ok, non lo sta sviluppando in VB.NET perché mi sono dimenticato di dirgli che lo sviluppo in VB.NET. Allora. Possiamo dirgli che il codice mi serve in VB.NET. Pam, vediamo. E lui automaticamente convertirà il codice. Nel momento in cui scrive il codice, andiamo a aprire l'interfaccia e creiamo il nostro progetto. Avanti. Il nostro tool si chiamerà Sync Folder. Andiamo a generare il codice e il progetto. Creerà una serie, diciamo, di contenuti, di oggetti che fanno parte del nostro progetto. Intanto andiamo a copiare il codice. Scusate. Ctrl-C, Ctrl-V. Ok. No, scusate, ho copiato un po' troppa roba. Ok. Questo. Scusate. Ok. Benissimo. A questo punto ha generato il nostro codice. Inseriamo un button qua, che ci servirà. E andiamo a copiare il nostro codice qui dentro. Allora, una cosa che dovremmo sicuramente sistemare è questa. Io non ho chiamato il bottone come sync button, quindi dobbiamo semplicemente prendere questo pezzettino di codice, che è quello relativo alla pressione del pulsante, e correggerlo e scriverlo qui dentro. Ok. Allora, eseguiamo il nostro codice e vediamo se funziona senza fare alcun tipo di modifica. Ok, allora. Io ho aperto per praticità le due cartelle che lui utilizzerà nella routine, che sono folder 1 e folder 2, eccole qua. Quindi quello che io creo in folder 1 deve essere sincronizzato alla pressione del tasto in folder 2. Perfetto. Ha copiato Ale, 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 Ale. Ora creerò un folder. Ha creato il folder. All'interno di questo folder creerò un'altra cartella. Con una serie. Allora, ciao. Eh sì, non posso creare lo stesso nome, che scemo, scusate. Il codice funziona. Senza alcuna modifica, in 2 secondi netti ha generato il codice per la nostra routine.
Alla fine di questo breve video volevo fare con voi un paio di considerazioni. Le intelligenze artificiali sono sicuramente strumenti molto validi che ci potranno aiutare nello svolgere il lavoro. Potranno certamente sostituirci a noi perché, per quanto evolute, ci sarà comunque bisogno di controllo, di verifica e di adattamento del codice che ci forniscono, delle informazioni e così via. Se questo video vi è piaciuto, vi invito per favore a seguire il canale e mettere mi piace e condividerlo eventualmente con i vostri amici e conoscenti. Grazie e alla prossima!